Buonasera amici della Corner TV, siamo tornati anche oggi ad un orario un po' insolito. Come vedete siamo molto, molto oltre le nostre solite 18. Oggi facciamo qualcosa di diverso, visto anche l'orario. Facciamo un breve aggiornamento su quelle che sono le ultime in vista della gara di domani con il Foggia. Come sapete, domani il Messina giocherà alle 14 contro il Foggia. Quindi oggi con me per fare questo breve aggiornamento che durerà una ventina di minuti, non di più, ci sono Ernesto Francia di Wii Sport, che saluto. Ernesto, non ti sento. Vediamo se. Ok, parla adesso. Mi sentite? Ok, adesso ti sento, perfetto. Quindi c'è Ciao, Ernesto ciao. Francia che saluto, ciao Ernesto. Ciao, ciao. E poi c'è Antonio Palladino di Telefoggia che ringrazio per essere con noi oggi qui e saluto che ci farà appunto un sunto su quello che è la situazione in casa Foggia. Ciao, ciao Antonio. Ciao a tutti voi, grazie, buonasera. Allora, Ernesto, parto da te, partiamo dal nostro lato, diciamo. Oggi è tutto un po' compattato, quindi andiamo a vedere quasi insieme il lato Messina e il lato avversario, in questo caso del Foggia. Quindi come ti aspetti che arrivi il Messina a questa partita di domani? Uno scontro diretto per i playoff, molto importante, il Foggia molto in forma. Come pensi che il Messina affronterà questa gara? Sì, arrivano due fra le squadre più in forma sicuramente del momento, due fra le squadre che hanno fatto più punti in questo girone di ritorno e sicuramente due squadre che puntano fortemente a consolidare una posizione in griglia playoff. Siamo arrivati alla 33esima giornata, quindi naturalmente ogni partita vale doppio e questo lo possiamo definire un vero e proprio scontro diretto. Che poi sa tanto di playoff, considerando le piazze Messina, Foggia, due piazze importantissime nel sud Italia. Mi aspetto una bella partita. Mi aspetto una bella partita anche perché, dai numeri che ci arrivano, ci dovrebbe essere anche una bella cornice di pubblico, il che non è mai scontato qui a Messina, naturalmente. E affrontiamo un Foggia che ora ci spiegherà bene Antonio, sicuramente. Un Foggia sicuramente in salute. Quindi un Foggia che ha pure superato quel momento di crisi che ha avuto nella prima parte di stagione e che ha anche sovravanzato il Messina in classifica proprio nell'ultimo turno. Credo proprio che, non so se sarà proprio un match pirotecnico, quindi dal punto di vista di gol o altro, ma sicuramente sarà un match tiratissimo fino alla fine perché credo che entrambe le squadre arrivino a questa partita con la chiara intenzione di prendere i 3 punti. Quindi nessuna delle due si vuole accontentare, anche perché guardando la classifica, ce l'ho proprio qui davanti, è così compatta e corta che nel giro veramente di 1 o 2 giornate puoi finire sopra, ma anche puoi finire sotto. Quindi credo proprio che sarà una gara non da dentro fuori, ma che con un'eventuale vittoria può dare al Messina o al Foggia una fetta playoff. Assolutamente, sarà una partita molto combattuta. Antonio, in casa Foggia, come viene visto questo scontro diretto? Il Foggia è una squadra, come dicevo, molto in forma, che arriva a questa sfida veramente bene. Insomma, cosa ti aspetti? Sì, possiamo sicuramente sottolineare come a Foggia sia tornato il giusto entusiasmo, sia per quanto riguarda la squadra che per quanto riguarda la piazza, che sappiamo tutti questa è molto calda. Un Foggia che è ritrovato consapevolezza dei propri mezzi, compattezza, ed è chiamato adesso a ottenere risultati importanti però in trasferta, perché il Foggia in regular season adesso è atteso da ben 4 trasferte su 6, lì dove in trasferta, ecco, zoppica un po', a differenza delle mura casalinghe dove ha ottenuto 4 vittorie di fila. In trasferta non ha fatto benissimo, sì, qui solamente 10 punti, solamente Monterosi e Virtus Francavilla hanno fatto peggio. Ma tornando al rendimento generale, un Foggia che non a caso fa registrare il terzo miglior rendimento del girone C nelle ultime 10 partite, praticamente da quando è tornato Cudini, 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, meglio dei rossoneri hanno fatto solamente le prime due della classe, la Juve Stabia ed il Benevento. Consapevolezza, giusti meccanismi, il Foggia ha ritrovato ormai la giusta quadra.
direi anzi ha trovato, perché è stato un avvio di 2024 e prima ancora un inizio di stagione davvero altalenante, balbettante e complicato. Ricordiamo 20 operazioni in entrata nel corso del mercato di gennaio, 10, 20 operazioni totali, 10 in entrata, 10 in uscita. Ormai non ci si schioda più dal 3-4-3 e la difesa 3 sta portando, ha portato ormai i giusti meccanismi e il modulo è quello collaudato, la difesa 3, con diversa attenzione rivolta alle fasce e soprattutto anche ai calci piazzati e alle palle inattive. Non a caso contro la Juve Stabia da questi sono arrivati due gol di due centrali rossoneri, ovvero Ercolani e Riccardi, quest'ultimo tra l'altro squalificato, poi ne parleremo presumo più avanti riguardo anche la probabile formazione. Tra l'altro oggi ha parlato Cudini in conferenza stampa questa mattina, si è tenuto a tenere alta la soglia dell'attenzione dei suoi ragazzi, chiamando i suoi a fare una prova importante in trasferta su un campo difficile, una squadra in salute dove in casa ottiene sicuramente ottime individualità. Cudini ha detto infatti andiamo alla ricerca di un allenamento in trasferta dal punto di vista delle prestazioni, dei risultati. So se mi sentite. Proviamo a risolvere un attimo. Mi sentite? Sì, adesso sì, non so se mi avete sentito il discorso che ho fatto inerente in Foggia, spero di sì, altrimenti non so, faccio una sintesi di quanto detto. No, non vi sto sentendo. Non so se voi riuscite a sentirvi tra di voi. In caso, Io se sento, voi mi io sento. sentite, nel frattempo che cerco di risolvere perché io non vi sento, insomma, parlatemi un attimo della probabile del Foggia. Antonio, vai tu, parlami della Sì, probabile. vado io prima con Foggia. Sì, il Foggia dicevo ormai ha trovato la giusta quadra con questo 3-4-3, sarà l'assetto tattico che proporrà Cudini, insomma, con tutta probabilità anche domani, 3-4-3 con Perina tra i pali. Davanti a lui il terzetto dovrebbe essere composto quindi da Salines, Di Noia ed Ercolani. I primi due tornano arruolabili con poi gli esterni di centrocampo che saranno con tutta probabilità Silvestro a destra, Rizzo a sinistra, in mediana e intoccabile il duo composto da Tascone e Ogier, tridente d'attacco infine con Rolando e Millico sugli esterni, aperto il ballottaggio per quanto riguarda la punta centrale con la maglia da punta centrale che se la contendono Gagliano e Tonin. Dovrebbe giocare però il primo a discapito dell'ex giocatore del Milan Primavera. Squalificati ricordiamo Riccardi e Vezzoni, quest'ultimo un titolare e il titolare della fascia sinistra. Ci sarà Rizzo al suo posto che però comunque il capitano ed è il titolare anche se è stato indisponibile per diversi match caso infortunio nelle scorse settimane, dunque sarà una testa pesante con la Vezzoni, ma Rizzo, parliamo di un giocatore importante di esperienza che sicuramente lo sostituirà al meglio. Ricordiamo poi anche tre indisponibilità, due lungo De Genti, Marzupio e Carillo per entrambi stagione finita, out anche l'attaccante ex Monopoli Santagnello. Sì, Antonio, perfetto, quindi questa era la probabile formazione del Foggia. Ernesto, torniamo un attimo in casa Messina. Come sappiamo, torna Emmaus dalla squalifica. Ci aspettiamo di vederlo in campo, probabilmente. Come lo vedi tu il Messina in campo domani contro il Foggia?
Sembra che non sentiamo Ernesto, anche Luigi ce lo dice dalla chat. Sì, io ti sento. Sì, Antonio, ti sento, non riesco a sentire Ernesto. Niente, oggi è una disgrazia. Riusciamo a recuperarne uno, ne perdiamo un altro. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Antonio, tu riesci a sentirmi, giusto? Io sento. Sì, noi ti sentiamo. Ora cerchiamo di recuperare anche te, Ernesto. Tanto Antonio, parlaci brevemente di quelli che sono i pericoli principali di questo foglio. Sì, Ernesto, io lo sentivo, non vorrei si senta l'audio suo e adesso l'abbiamo interrotto. Sì, il live però mi sa che non si sente lui, quindi ora cerchiamo di risolvere anche lui, vediamo. Ho capito, sì, la domanda dimmi tutto. Sì, nel frattempo dimmi quali sono un attimo i punti di forza di questo Foggia, i giocatori più pericolosi, diciamo. Sì, in dubbio come il giocatore più importante con più qualità sia Millico, giocatore che insomma ha calcato anche i campi di Serie A, di Serie B, ha giocato con la maglia del Torino, il Torino dell'allora, Walter Mazzarri, lui che esordì in Serie A, ebbe modo di giocare e disegnare anche l'esordio in occasione delle qualificazioni per l'Europa League con la maglia del Torino contro il Debrecen. È il giocatore che tipo il classico giocatore che ti può cacciare, no, la giocata dal cilindro da un momento all'altro, che può fare la differenza e che magari a volte può sembrare spento durante anche diverso tempo nell'arco del match, ma appunto poi dal nulla ti caccia la giocata, ha la sua scintilla. E può cambiare la partita e questo l'abbiamo visto contro la Juve Stabia, ad esempio in occasione dei due gol proprio segnati da calcio d'angolo, la sua traiettoria, l'assist per la testa vincente di Riccardi, ma anche nel secondo tempo quando a 20 dal termine ha segnato Ercolani, sempre da palla ferma, non calcio d'angolo, non calcio piazzato, ma palla inattiva, punizione sempre dello stesso Millico, poi la sponda di tempo, anche il tap in vincente di Ercolani. È un Foggia che ultimamente sta andando a segno anche con i difensori e non più, diciamo così, solo con gli attaccanti come fino a qualche tempo fa, dove tra l'altro anzi zoppicava molto, non era in salute dal punto di vista offensivo. Vanno a segno un po' tutti tra Salines, anche Salines è un difensore, gioca come braccetto, eventualmente anche come quinto nel centrocampo, come esterno, ma che ha una propensione offensiva importante. È andato a segno diverse volte, adesso mi sfugge per la precisione, ma 5 gol se non sbaglio li ha segnati. L'anno scorso c'era Garattoni che era il difensore bomber, diciamo così. Quest'anno c'è Salines che dà un apporto importante dal punto di vista realizzativo. Che dire, c'è anche Perino il portiere che sta dando molte molte garanzie. C'era Nobile fino a dicembre, poi nel mercato di gennaio è arrivato Perina dal Monopoli che ha regalato diversi punti importanti con tante parate, dunque da sicurezze per via in porta. E poi sicuramente Ogier in mezzo al campo, lui che doveva, è praticamente sul piede di partenza a gennaio, stava per accasarsi al Brindisi, aveva diciamo così la valigia pronta prima di entrare contro la Virtus Francavilla, entrò, lasciò il segno e ormai è un titolare indiscusso. Titolarità che non aveva mai avuto Cher prima di un mese e mezzo fa, adesso è l'uomo intoccabile, vista anche l'assenza di Rizzo ha indossato anche la fascia di capitano, lui insieme a Tascone vanno a comporre la mediana, la cerniera lì a centrocampo, dunque uomini più pericolosi sicuramente Salines o Cher, perché dai suoi piedi che partono l'iniziativa del Foggia e il cervello insomma della squadra rossonera, Moses Ogier e come detto Millico, che è il giocatore di classe appunto di questo Foggia, oltre a un Perigna che è tra i pali da garanzie e molta sicurezza. Benissimo, vediamo se siamo riusciti a recuperare anche Ernesto. Prova a dire la tua. Mi sentite? Ok, perfetto, Ernesto. Oggi è un po' difficile, però ce la possiamo fare. Quindi Ernesto ti... No, oggi uno dietro l'altro, come esatto, problemi esatto. Tecnici. Quindi, vabbè, come ti aspetti il Messina in campo domani? Comunque Antonio ha analizzato benissimo il momento del Foggia, ma anche ci ha dato un quadro della squadra che arriverà domani. Anzi, io avevo anche una domanda per lui, per quanto riguarda l'atteggiamento che può avere il Foggia domani. Cioè un Foggia che può essere aggressivo fin dall'inizio o che magari aspetterà un po' di più il gioco del Messina e quindi farà fare
un po' di più la partita ai ragazzi di Mister Modica? Secondo me il Foggia non avrà né un atteggiamento inizialmente remissivo sulle sue attendista, né insomma propenso tanto all'attacco. All'inizio ci sarà un'intensa fase di studio, secondo il mio modestissimo parere, giocherà a viso aperto questa partita. Contro il Sorrento, da tenere in considerazione questa situazione qui, contro il Sorrento a Potenza nell'ultima trasferta, il Foggia partiva sulla carta, possiamo dire, diciamo così, leggermente favorito e aveva probabilmente il peso di essere superiore, di ottenere quasi a tutti i costi 3 punti, perché il Sorrento, appunto in occasione di quel match, era sopra il Foggia in classifica. Ecco, in quel caso il Foggia è andato in difficoltà, ha commesso diversi errori difensivi, diversi errori, ingenuità in fase di impostazione. Il Sorrento non ne ha però approfittato di queste sbavature in mezzo al campo e anche dal punto di vista difensivo. Perina ha effettuato tante parate, poi il Foggia è passato in vantaggio immeritatamente a un quarto d'ora dal termine con Tascone, poi ha subito il gol del pareggio. Quindi secondo me domani sarà una partita equilibrata da 1x2, dove tutte e due le squadre vanno a caccia dei 3 punti. Sarà una partita sicuramente equilibrata, soprattutto all'inizio, ma il Foggia dirà comunque la sua e deve a tutti i costi portare a casa almeno un risultato positivo, detto anche da Cudini in conferenza, perché 4 trasferte su 6 aspettano il Foggia in questo finale di stagione e i punti contano. E almeno un punto può pesare sempre. Il pareggio sicuramente non è da buttare e a tutte e due le squadre servono punti, insomma. Sì, poi naturalmente anche in occasione di un probabile pareggio, poi il Foggia è anche davanti in questo momento, anche se è solo di una lunghezza. Io prima dicevo proprio questo, che la classifica è così compatta, così corta, che basta veramente un doppio risultato positivo, al contrario qualche passo falso di troppo, proprio per cancellare, diciamo, questo sogno playoff. Ricordiamo anche i numeri, perché come si vuol dire, no, la cava, la stretta, sì, che ha vinto all'andata, ha vinto lo scorso anno all'andata e al ritorno con clean sheet 2-0, all'andata 1-0, lo ricordiamo, e Pira che non vince dal 2018 contro il Foggia, se non vado errato, sì, dal 2016, chiedo scusa, finì 3-2 sempre nel campionato di Serie C, ed era sempre il mese di marzo, finì 3-2 lo scopo. Ma infatti diciamo che negli ultimi anni è stata quasi una bestia nera il Foggia, ma diciamo anche che purtroppo a queste latitudini da noi il Messina non ha affrontato dei campionati così eccellenti, mettiamola così. Dal punto di vista della formazione per domani, ne avevo parlato prima, però purtroppo non mi avete sentito i tecnici. Modica credo che si porterà fino alla fine diversi ballottaggi. La notizia più importante riguarda il rientro di Emmaus, sicuramente, perché dal suo rientro dalla squalifica cambia anche il modo di approcciare il match dal punto di vista tattico. Perché Mausso poi è quell'uomo che ti permette di tornare al 4-2-3-1, che ha fatto la fortuna del Messina fino ad ora, quindi ci sarà lui dietro la prima punta. Io credo che dopo la titolarità di Luciani tornerà Plesch lì davanti in attacco, e il resto del reparto offensivo sarà completato poi da Rosafio e Zunno, che comunque sono gli elementi imprescindibili. Poi secondo me andrà l'altra situazione da valutare, sarà in difesa, e quindi ritrovare con Manetta al centro della retroguardia davanti a Fumagalli. Pacciardi è sulla via del rientro, Dumbravano ha avuto qualche problema, quindi secondo me c'è questo ballottaggio lì in mezzo, e sulle fasce a mio parere sarà riconfermato ovviamente lì a destra, e potrebbe tornare Ortisi a sinistra. Per il resto credo che la coppia centrale centrocampo, i due mediani, saranno Franco e Frisenna, e quindi questo sarà il 4-2-3-1 che domani vedremo in campo.
Comunque c'è qualche scelta in più pure per il mister, grazie al rientro di Emma Usso, anche in panchina, perché sappiamo bene che nelle ultime giornate un grande problema del Messina è stato anche non avere i giusti ricambi a gare in corso. E per completare anche il discorso di Antonio che faceva prima, credo che mi aspetto una gara proprio a viso aperto affrontata da entrambe le squadre, ma anche una gara episodica, quindi magari anche chi sblocca il match potrebbe indirizzare la gara in un certo modo, quindi credo proprio che potremmo vedere una gara del genere e come dicevo prima, la cornice di pubblico domani al Franco Scoglio. Sì, esatto, Ernesto, questa qua la vedete anche in grafica, è la probabile, insomma, Ernesto, siamo andati un po' con te questa volta per la probabile, quindi Io non ti sento, Lorenzo, però. non mi senti? Sì, esatto, non Niente. sentiamo, Credo che i live non mi sentiamo sentono, l'audio. non ti preoccupare, andiamo a chiudere. Segnata questa diretta. Sì, va bene, non vi preoccupate, tanto... Ora sì, ora sì. Siamo praticamente in chiusura. Non so se qualcuno dei due mi senta. Comunque, per chi ci sta seguendo, questa qua è la probabile di domani. Con Lia Ortisi sulle fasce e il probabile rientro di Pacciardi, Franco e Frisen in mediana. La tre quarti sarà di nuovo quella, probabilmente con Emma Russo al centro e Zun e Rosario sulle fasce. E Plescia da terminale offensivo. Ragazzi, come avevamo detto, un aggiornamento breve. Quindi. Siamo praticamente in chiusura. Io ringrazio Antonio Palladino per averci dato il suo focus sul Foggia. Lo saluto se mi sente, mi auguro. Sì, ti sento, grazie, grazie a tutti voi e vi auguro una buona serata. Grazie, grazie Antonio. Grazie a te, Antonio, e saluto anche Ernesto che ci ha fatto compagnia in questa mezz'oretta, dai. Ragazzi, come sempre, è stato un piacere. Con la Corner TV ci vediamo domani per il post partita che come sapete andrà in onda alle 17:30 visto che la partita è alle 2, poi verrà pubblicata anche la locandina su Facebook così saprete quando trovarci, quindi dalla Corner TV anche per oggi è tutto e ci vediamo domani.